L'agricoltura biologica consiste in un insieme di tecniche di coltivazione particolari e soprattutto la finalità principale è quella di ridurre o impedire l'utilizzo di prodotti chimici di sintesi e dare spazio ai prodotti naturali, all'utilizzo di prodotti naturali, ed è anche un metodo di coltivazione diverso dal metodo di coltivazione tradizionale. Chi fa coltivazione biologica non ha a disposizione i prodotti chimici di sintesi, quindi deve affrontare la coltivazione esclusivamente in modo manuale, quindi deve avere cura del proprio terreno. Gli agricoltori sono spinti da questa diciamo così, novità essenzialmente per due motivi. Io credo che il primo di tutti sia un motivo etico, in quanto qualsiasi agricoltore ha cura del proprio ambiente di lavoro, del proprio territorio. L'altro è una motivazione economica, perché il mercato del biologico è un mercato in ascesa e credo che ci sia futuro per questo tipo di coltivazione. Nell'ambito della coltivazione biologica si possono utilizzare tutti i prodotti presenti in un registro di prodotti autorizzati per l'impiego del biologico. Quindi non possono essere utilizzati prodotti chimici di sintesi, ma prodotti naturali, prodotti di derivazione dalle rocce. Non possono essere utilizzati concimi chimici, ma solo concimi naturali. Un'azienda, per essere certificata biologica, deve fare richiesta all'organismo di controllo. Ci sono dei controllori che periodicamente frequentano le aziende biologiche e verificano se quello che fa il produttore è conforme al disciplinare del biologico. Le differenze tra un allevamento convenzionale e uno biologico riguardano sostanzialmente il benessere animale, ovvero l'animale è più vicino ai suoi ritmi naturali, ha a disposizione più superficie per potersi muovere, non c'è un mero puntare alla massima produttività, ma si rispettano un po' i tempi di accrescimento naturale dell'animale. Non essendo consentito o essendo consentito in minima parte l'uso di farmaci, l'unica arma a disposizione dell'allevatore è aumentare il più possibile il benessere animale. Un altro aspetto importante dell'allevamento biologico è la produzione di letame e non di liquame, e quindi un impatto ambientale molto molto minore. Il letame è un concime naturale molto valido, non chimico, viene reintrodotto nel circuito biologico, come ricordando che anche l'agricoltura biologica non può far uso di prodotti chimici, quindi è una delle poche armi a disposizione dell'agricoltura biologica. Altro aspetto dell'allevamento biologico è l'assenza di mutilazioni sugli animali, ovvero non vengono recise le code, non vengono recisi i denti. Gli animali biologici poi vengono alimentati solo ed esclusivamente con alimenti certificati e ultra controllati, provenienti esclusivamente da agricoltura biologica. Il convenzionale punta alla massima produttività, spesso prescindendo dalla qualità del prodotto e dalla dignità degli animali. Una tipologia di allevamento che eleva il benessere animale richiede maggiori sforzi, ma dà un prodotto migliore. Un aneddoto che mi ha spinto a questa tipologia di allevamento è che i suini non parlano. Il progetto è nato da un'idea che avevo nel 2009 di creare una banda con varie persone di varie età e varie abilità. L'obiettivo primario era quello di costruire gli strumenti con materiale di recupero, ma soprattutto con l'integrazione dei ragazzi diversamente abili.
diciamo che è diventato proprio un modello Rulli Frulli. Il 2017 è stato un anno molto importante perché l'Università Cattolica di Milano è partita con uno studio dal 1 di settembre, la conclude nel 2020, per rendere il metodo didattico Rulli Frulli scientifico per tutto il mondo. Cioè praticamente questo metodo servirà a tutti quelli che vorranno fare un certo tipo di lavoro sull'integrazione della disabilità, sull'integrazione razziale, ma più che altro su varie patologie anche di inserimento di disagio sociale. Il laboratorio di costruzione è fondamentale forse di più che la musica. Il laboratorio di costruzione dà la possibilità innanzitutto di mettere in relazione i personaggi che lo frequentano. Dunque queste persone in automatico si aiutano tra di loro e l'altra cosa molto importante per noi è che da lì iniziamo a integrare i ragazzi diversamente abili all'interno di un discorso di ragazzi normodotati. La differenza di età è molto importante per i Rulli Frulli perché penso che chi si trova in un posto a fare le prove con delle persone più grandi sicuramente questa persona arricchisce delle capacità. Oltre ai concerti a tema green, io faccio una lezione più o meno al mese con una scuola, si chiama Guglielmo Marconi, a Manhattan, dove praticamente faccio una lezione via Skype. Chi sta con i ragazzi diversamente abili sicuramente sarà una persona migliore da grande.